Niente. Qualche androide e sistemi di controllo centrali. Tutto normale. Dovrò esplorare il livello inferiore. Ci dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Chiudere comunicazione, Riccardo. No.
distruggere il nido. Ripley, hai già rischiato abbastanza oggi. Posso attivare tutti i nuclei, poi li sovraccarico e avvio lo svuotamento del reattore. Distruggerà qualsiasi cosa sia qua sotto. Non sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Ecco quello che succede. Ci sono dei circuiti di sovraccarico dell'emergenza che portano l'energia in eccesso al condensatore in serbo su ogni torre. Se li separo e scarico il sistema, lo svuotamento avverrà all'esterno e il nido si troverà in pericolo. Non ho capito niente di quello che hai detto. Prova solo qualcosa qui a aggrapparti. Thank you.
Ricardo, sto per distruggere il nido. Tieniti forte. Ce ne sono ancora alla stazione. Merda. Mi dispiace, Riccardo. Torna al dipartimento dell'ufficiale, Ripley. Ti prego. Tu credi? Devi andare al centro medico. Ora! Lo svuotamento del reattore sta ripristinando i sistemi di Sevastopol. Luci, navette, forse anche comunicazioni. Credo sia la nostra grande occasione. Vai, subito! Non abbiamo molto tempo. Io scendo nell'area comunicazioni. Sei arrivato all'area comunicazioni. Ci sono, ma è tardi. Apollo si è ristabilito dopo lo svuotamento del reattore e ha bloccato le comunicazioni esterne. Dannazione. E perché mi hai mandato qui? Piano B, Ripley. Prima di andarmene, il sistema ha rilevato una nave in avvicinamento a Sevastopol. Credo sia la Nisidora. Marlowe è riuscito a inviare i codici per il richiamo automatico quando le comunicazioni erano aperte. Dobbiamo raggiungerla. Sta attraccando. No, ma sta stazionando qui vicino. Vai alla zona delle ambulanze. Gli shuttle sono per le distanze corte, ma andranno bene. Ok.